Buonasera amici, bentrovati. Bentrovati nel nostro programma dedicato ai libri e agli scrittori. Oggi parleremo di un romanzo sospeso tra realtà e sogno. Un romanzo che può essere un po' la metafora della nostra vita, la storia di Namowal, una donna bellissima, ambiziosa, che vive all'interno dello sfarzo dei suoi palazzi, all'interno della dinastia dei Ming. È circondata da ipocrisie, da un mondo fasullo, difficile, e decide un giorno di scappare dal suo futuro predeterminato e decide di andare in viaggio. Questo viaggio che la porterà in luoghi sconosciuti, in luoghi che hanno il profumo dell'Oriente, perché il nostro autore di oggi, durante gli anni dell'università, ha scoperto tantissime civiltà, ha fatto tantissimi viaggi. E l'autore che appunto andremo a conoscere insieme, autore di Namowal, è Leonardo Alessandro Tridico. Tridico. Leonardo Alessandro Tridico. Vive a Milano, lavora a Milano, è laureato a laurea magistrale con lode in politica, società, economie internazionali e lavora come manager commerciale in una grande multinazionale nel settore della transizione energetica sostenibile. Insomma, un uomo tutto d'un pezzo che però ha deciso di abbandonare per un attimo tutti i suoi importanti incarichi professionali per dedicarsi alla stesura di questo romanzo che sta avendo un successo fantastico su Amazon. Ha tantissime stupende recensioni ed è un libro che non lascia indifferenti. Io non vedo l'ora di parlare di Nawal insieme a Leonardo Alessandro Tridico, che faccio subito entrare in diretta con noi. Buonasera, ciao. Ciao a tutti, ciao ciao Mira, ciao ciao. Benvenuto. Grazie, grazie Allora, per l'invito. È un grazie a te piacere. per aver accettato. Guarda, ero molto emozionata perché tu hai anche un curriculum così importante e il libro è veramente di forte impatto. Quindi ci tenevo a spiegare la magia che si nasconde in queste pagine e c'è sempre molta emozione quando devo presentare un libro perché è come fosse un tuo figlio adesso, quindi bisogna cercare le parole giuste, creare l'atmosfera giusta. Ma Ma tu sei bravissima. iniziamo subito. Grazie, grazie mille. Ma quando ti è venuta l'idea di scrivere questo libro? Ma guarda, ho cominciato a scriverlo, è nato come un racconto breve intorno al 2008-2009. Dopodiché, negli anni si è sviluppato, non vuol dire che lo scrivo tutti i giorni, ovviamente, poi la mia attività lavorativa, i miei impegni, eccetera, però diciamo la base del romanzo è stata impostata nel 2008-2009, che era un periodo, diciamo, al termine, avevo raggiunto degli risultati, degli obiettivi personali, lavorativi, culturali, di studio, e poi avevo viaggiato molto perché, evidentemente, come anche scrivo nella presentazione, è un libro che parla di un viaggio, parla di una donna che è la protagonista, e nel 2008-2009 mi trovo a questo punto, diciamo, di interscambio in cui ero bisognoso di scrivere, di lasciare tracce di emozioni, di esperienze, di viaggi, esperienze personali, di personaggi conosciuti direttamente, indirettamente. E la storia è nata così, è cresciuta piano piano ed è quindi un progetto che è durato anni, non mesi, ecco. Wow, quindi ce l'avevi in mente da tantissimo tempo. Poi appena ti sei un po' stabilizzato, hai preso subito, ma hai scritto con la penna o direttamente al PC? No, direttamente tra PC, iPad, poi diciamo la storia si è sviluppata da sé. L'unica decisione che ho preso, diciamo così, un po' a tavolino è stata quella di ambientazione in Oriente, in Cina, nell'epoca Ming. Quella, diciamo, è stata l'unica cosa che ho in qualche modo studiato a tavolino, ma è una scelta che spiego subito. Volevo sentirmi più libero di raccontare, quindi estraniarmi sia dalla realtà contemporanea,
e sia, diciamo, dal contesto nostro, geografico. E per farlo ho scelto un'ambientazione nel passato e geograficamente lontana. Poi erano comunque realtà quelle dell'Oriente che mi affascinavano, avevo fatto dei viaggi anche lì, sia per lavoro che non, e quindi è una realtà che poi ho cominciato a approfondire anche leggendo testi su cultura orientale, eccetera, eccetera, e quindi da lì pian piano si è strutturato il romanzo, la storia. Aspetta, guarda, proprio a proposito di ciò che tu hai detto, c'è Lorenzo Grazzi che ha scritto pure lui un libro che è tutto improntato al viaggio, che l'hai colpito con questa frase, lasciare tracce di emozioni. Una frase bellissima, è vero. Questo è il motivo per cui noi a volte scriviamo. Ah, ecco, è arrivata già un'altra domanda. Alex Arte, da dove è uscito questo nome così particolare? Diciamo, è un nome che richiama chiaramente l'Oriente, però è un nome che ha un significato che verrà un po' svelato negli ultimi due capitoli, quindi non voglio spoilerare, che non è, anche il Vogliamo nome sapere. è un Certo. significato fondamentale, non è un nome buttato lì, è chiaramente un nome che richiama l'Oriente, ma ha un significato che verrà svelato gli ultimi Bravo. capitoli, ecco. Senti, il E per libro invece per sta rispondere piacendo. a Lorenzo, sì, Sì. ecco, assolutamente. Credo che non sia umano poter scrivere un romanzo che piaccia, che emozioni, senza che l'autore provi delle emozioni. Io adesso poi magari anticipo una domanda che magari mi avresti fatto, ma gli autori che a me affascinano sono autori che hanno vissuto una vita così intensa, penso a Ernest Hemingway, il mio autore preferito, ma anche a Kundera, Insostenibile leggerezza dell'essere, autori che hanno attraversato esperienze di vita, pensiamo a Hemingway che da giovane, da ragazzo andò dagli Stati Uniti in Europa, anche in Italia, in Francia, in Spagna, per guardare la guerra, per fotografarla. E da lì poi pensiamo a cosa ha scritto, Fiesta, eccetera, eccetera, no? Oppure a Kundera, che tra l'altro in realtà è molto attinente, perché lui ha scritto L'insostenibile leggerezza dell'essere, se ci pensiamo, è un romanzo, ma che parla della vita in Cecoslovacchia sotto il regime sovietico, è una storia di amore, una storia di fuga, una storia di un personaggio che da ricco diventa, insomma, che deve arrangiarsi. Però è chiaro che Kundera precisa, che poi lo richiamo se hai visto Miriam anche nella mia quarta di copertina, dove dico, parafrasando Kundera, un romanzo non è una confessione dell'autore, ma un'esplorazione di ciò che è la vita umana nella trappola che il mondo è diventato. Ma basta, torniamo a Namor. Quindi Kundera dice, e mi ci trovo, che un romanzo non è una confessione dell'autore, ma è evidente che l'autore c'è nel romanzo, ecco, insomma, ci mette del Certo. suo. Trasmette le emozioni che lui ha visto, vissuto, ecco. Bravissimo. Infatti sempre Lorenzo dice, non è facile fermare le emozioni su carta e riuscire a trasmetterle ad altri. In questa prospettiva, scrivere è un mestiere estremamente intimo, così come i viaggi. E si relaziona anche al fatto che hai detto tu di Kundera, perché se noi vogliamo conoscere una persona, dobbiamo vedere ciò che scrive, ma non appunto, come hai detto tu, un racconto della propria vita, della propria biografia, ma proprio del modo, quella magia appunto che si crea tra Esatto. lettore e scrittore. Quindi Esatto. quando tu scrivi, in realtà già ti stai connettendo al lettore prima ancora che il libro venga pubblicato, no? Si crea questa alchimia bellissima. Poi anche il prologo è molto bello. E infatti, a proposito appunto della guerra che tu hai detto prima, che comunque Hemingway ha raccontato la guerra, dati i giorni che stiamo vivendo, questo libro può essere anche un conforto per le anime, perché molte persone adesso hanno paura, sono spaventate, e la paura in realtà, quando noi non possiamo fare nulla, serve a ben poco. Però leggendo il libro, io perlomeno ho provato conforto, perché tu vai a dare delle risposte universali. Tu hai fatto una ricerca e poi ce la regali attraverso questo Esatto, libro. brava E Miriam, questo è il senso. inizialmente nel prologo pure si parla di questo, dice l'uomo, anche se voluto, è prima di tutto un animale.
che è tratto dal giovane mercante. Questa parte pure mi è piaciuta, anche se non l'avevamo segnata, perché noi abbiamo detto quali sono le pagine più importanti. Aspetta, però leggiamo prima le domande qui, altrimenti poi le perdiamo. Sì. Allora, intanto ci sono tantissime persone connesse. Diego Marturana, Alex Faraggia domanda: da uomo hai scritto di una donna, come ti sei calato nei suoi panni? Dove hai trovato più difficoltà nel descrivere il suo personaggio? Ah, Ma questo. anche qui la donna, appunto, Namovale è una giovane donna, come hai detto te, Miriam, molto bella, e quindi mi è stato facile anche in questo descrivere le emozioni, no? Ho visto anche molti lettori che hanno lasciato delle recensioni, parlano di sembra di essere lì a viverla. Devo dire che questo, ognuno, diciamo, ha un suo talento personale. Penso che questo sia un mio talento, quello di sapere empaticamente percepire un'emozione e trasmetterla. Quindi anche nei viaggi che ho fatto, nelle persone che ho conosciuto, leggevo queste emozioni. La caratteristica di mia moglie, come hai detto, è stava bene in un palazzo, nella gerarchia Ming, una bella ragazza, i suoi amori, le sue delusioni amorose, e quindi stava in questo equilibrio tra essere corteggiata, puntare a una vita di successo nel palazzo imperiale, essere però anche un'amica, una compagna, cioè in questo equilibrio tra essere una molto bella, corteggiata dagli uomini, ma cercare l'equilibrio anche per non essere una buona amica e una buona persona all'interno del palazzo. Perché pian piano viene schiacciata da questo sistema e si sente un po' persa. Da lì poi, anche appoggiandosi a una figura di sua di riferimento, che era suo zio, che è un anziano sciamano dell'arte Feng Shui, deciderà di partire per questo lunghissimo viaggio che, sempre citando una recensione, quasi un'odissea, perché in questo lunghissimo viaggio incontrerà tantissimi personaggi, tantissime situazioni di avventura, di pericolo, di azione e di emozione. E poi arriverà un termine di questo viaggio che riceverà delle risposte, una definitiva al termine del viaggio, e quindi poi viene svelato anche un po' il nome, e tanti, come hai detto te, tanti altri messaggi all'interno di questo viaggio. Come hai detto tu, ci sono delle ricerche, veramente, siccome non è nato in qualche mese, io poi li ho condensato, letture, ricerche, esperienze, e l'ho condensato nel romanzo Namowal, che deve trasmettere un messaggio, deve trasmettere, a mio parere, delle emozioni e delle risposte anche a chi magari si trova perso, si trova un po' bloccato, un po' incastrato in dei momenti, ma c'è sempre la speranza, c'è sempre la necessità di andare avanti, perché poi le risposte arrivano, ecco. Sì, Questo. bravissimo. Quindi veramente in queste pagine sono condensati anni e anni della tua vita così ricca di esperienze, di viaggio, di persone che hai incontrato, ma anche di sacrifici che tu avrai fatto per raggiungere i tuoi risultati. E tutto qui è ben condensato. Ogni personaggio che incontra Namoa rappresenta figurativamente qualcosa o qualcuno. E poi Di sono bene o di molto belli. male, c'è il bene e il Sì, male, bene e hai male, visto? certo, Perché infatti. c'è l'amore, ma ci sono personaggi crudeli, crudeltà, realtà difficili, ma perché poi alla fine è la vita, no? Adesso lo vediamo anche noi in Europa, non è sempre rose e fiori, no? Cioè, ma c'è l'amore, c'è il bello, c'è la bella persona, e poi ci sono le crudezze, le crudeltà anche, no? Nel viaggio che percorriamo. Bravissimo. Ma quando hai scritto i personaggi, ecco, facciamo una carrellata sui personaggi. Oltre a Namoa, quali sono i personaggi importanti? Giusto per Allora, far capire chi ci sì. ascolta Sì. senza Io, spoilerare. no, no, certo. Allora, io ritengo il coprotagonista il giovane mercante, che è quello che, diciamo, ha scritto il prologo, che hai letto prima, perché Nawal, appunto, una volta lasciato il palazzo, diciamo che nei primi capitoli c'è Nawal e il coprotagonista è il palazzo, perché non c'è una persona che per me è coprotagonista, cioè c'è le bellezze e le brutture del palazzo, di un sistema che la schiaccia e che non le dà le risposte che lei sta cercando. Dopodiché partirà nel viaggio. Nel viaggio incontrerà personaggi belli, personaggi pericolosi, personaggi anche ambigui, e tra l'altro anche personaggi così, che sono tra il terreno e la figura dell'oracolo. Ecco. Come dicevo, mi pare il coprotagonista è il giovane mercante, che
è un ragazzo di qualche anno più giovane di lei che l'accompagnerà per buona parte di questo viaggio e insieme viveranno da emozioni ed avventure. Ecco, questa, e poi dopo ci sono uomini, donne che incontreranno e che ognuno gli darà loro dei messaggi, delle risposte, sia così cercate, sia perché magari devono scampare da alcuni pericoli e impareranno, diciamo, viaggiando, ecco. C'è anche molta avventura, quindi, Sì. all'interno del libro. E soprattutto a me hanno colpito i pensieri che Namowal faceva, quei pensieri introspettivi che lei appunto aveva durante tutta la sua avventura. È un libro anche quindi un romanzo di formazione, ma anche introspettivo, psicologico. Ma Sì. tra tutte le recensioni che tu hai avuto, tra tutti i commenti, le recensioni degli amici o anche degli estranei, quali sono le frasi che ti hanno colpito di più, che ti hanno dato più soddisfazione? Questo sì, insomma, certamente alcuni ami sconosciuti. Devo dire che il romanzo all'inizio, chiaramente, è stata la mia prima opera pubblicata. Non ha subito ingranato, cioè chiaramente vendeva le sue copie, i lettori, eccetera. Però devo dire che poi col tempo, nei mesi, è sempre cresciuto di più, un po' con il passaparola, e qualcuno addirittura, se devo dire cosa ti soddisfa di più, è quando qualcuno ti risponde è un capolavoro. Cioè, perché chiaramente io quando ho scritto il libro, ho deciso di pubblicarlo, ero convinto che fosse un buon libro che meritava di essere letto, e questo è quello che credo, no? Però chiaramente qualcuno deve volerlo leggere. Se poi anche per questo Chiaro. motivo, se vedi, no, potevo anche fare, essendo così un'autopubblicazione, tra l'altro, appunto, io ho deciso di pubblicarlo. E anche se vedi che non ho un prezzo proprio da 9,99, no? Proprio anche una scelta mia 20 personale, euro. 20 euro, una mia Fatto scelta bene. personale è il dire comunque, allora c'è dietro tanto lavoro, questo sì. Ma anche come una scelta di dire, siccome qualcuno, ecco, un altro qualcuno mi ha risposto, è un dono, quindi è un dono che secondo me merita di essere letto, ma per essere apprezzato non sarebbe stato, secondo me, tanto apprezzato anche se tu non avessi fatto una scelta di prezzo adeguata, no? Quindi volevo mettere anche una scelta di prezzo, che vuol dire è un libro che ha tante ricerche dietro. Ti trasmetterà molto, molti messaggi, come hai detto tu, molte risposte, molte emozioni. E quando hai voglia, è lì, compralo. Però non deve essere un acquisto d'impulso e dire ok, vabbè, 9,99 o 5,99, vabbè, lo prendo, poi magari vedrò quando avrò voglia di leggere. Cioè, è un libro che è lì, quando qualcuno lo vuole, fa una scelta, ecco, sceglie di prenderlo per leggerlo. Guarda, queste cose che stai dicendo sono cose secondo me fondamentali per quanto riguarda appunto la pubblicazione dei libri oggi in Italia, perché spesso appunto mettono anche gli ebook, invece di questo non c'è, hai scelto di fare solo il cartaceo ed hai fatto bene. È Quando io pronto, vedo questi ma non l'ho ebook, c'è, sì. l'ho provato a pubblicare qualche giorno, ma non mi convinceva, anche perché chiaramente sull'ebook deve avere chiaramente anche un prezzo ebook, quindi Più per me basso. Namowal sta bene col cartaceo, ecco. Giusto, anche perché spesso vedo queste promozioni a 0,99 centesimi dei ebook di giovani esordienti e io dico: ma perché? E guarda, è una cosa importantissima che tu hai detto, il fatto di dare valore alla tua opera, nel senso che a te non importa, cioè tu non hai pubblicato questo libro perché tu fai un altro lavoro per diventare ricco, per guadagnarci, hai pubblicato questo Esatto. libro per farci un regalo a noi lettori, perché attraverso la lettura ci possiamo elevare, possiamo anche vivere un momento di godimento, eh? E questo si deve pagare come qualsiasi altra cosa. Se noi andiamo a fare un semplice massaggio, paghiamo il massaggiatore per star bene, no? Perché per leggere un libro? Anche il fatto di regalarlo agli amici e parenti, a parte la mamma o i fratelli, i propri familiari, non si deve regalare assolutamente il libro. Chi lo vuole lo può acquistare, altrimenti troverà lui, se lo fa prestare, se magari non può. E questa è una cosa importante. Poi tu hai detto un'altra cosa importante, lo voglio dire questo, perché tu hai detto: io ho pubblicato il libro, pensavo che, cioè non c'è stato subito
la grande massa. Perché? Perché tu non sei uno scrittore conosciuto, tu fai un altro lavoro, sei un manager, comunque poi sei anche nel campo aspetta, dell'energia sostenibile. Quindi è una cosa che è bellissima attualmente, di quello di cui tu ti occupi, perché sarà il futuro, quello che ci salverà, che salverà il nostro pianeta e le nostre vite. Quindi fai un lavoro importantissimo. Quindi quando sei uscito, nessuno sapeva chi fossi tu dal punto di vista letterario ed è normale che il libro è andato avanti con passaparola. Anche il fatto che poi adesso stiamo facendo questa intervista, io il libro, siccome ne ho tanti da leggere, l'ho finito di leggere proprio in questi giorni. Quindi paradossalmente, dopo l'intervista, io ne parlerò ancora perché quando un libro ti colpisce, cioè, bisogna parlarne sempre. Farlo girare, quindi dico anche a tutti voi, ah, ecco qua, c'è Sabrina che è entrata adesso, ciao Sabrina, c'è Angelo Vaccaro, poi ci sono Ronny Ciao a tutti. Rubino, che al Ronny Rubino lunedì sarà in diretta per la sua intervista, ci sono c'è Luana Vitaliano che anche lei è una scrittrice, e quindi il romanzo, se fossi stato già, che ne so, Stephen King, qualsiasi cosa pubblica lo si compra, però nessuno conosceva Leonardo Alessandro Tridico. Però il libro piano piano andrà avanti perché per fortuna i libri non hanno data di scadenza. E quindi poi una cosa carina che voglio dire è che ci siamo messi in gioco anche su Instagram, perché tu quando mi hai contattato magari non avevi il tempo di utilizzare Instagram e oggi hai fatto un bellissimo Reels e ho detto prova a fare questi Reels che vanno tanto, Ho ma è venuto ascoltato il tuo consiglio. bellissimo. Ho ascoltato il tuo consiglio e in effetti anche questo poi aiuta a farsi conoscere ed è importantissimo. Quindi, e non so adesso se sono anche i sistemi tecnologici oppure cosa si innesca, ma che il romanzo, come hai detto tu in premessa, sta ricevendo tanta attenzione. Sta vendendo, come premesso, come hai detto tu, che non è il mio primo obiettivo, ma il primo obiettivo era scrivere un buon romanzo, che era, cioè, non posso dire un capolavoro, un buon romanzo, in modo che io sempre dicevo, chi compra, chi spende 20 euro, deve poter alla fine del romanzo dire mi ha lasciato qualcosa, mi ha lasciato tanto. Poi chiaramente a chi ha lasciato tantissimo mi descrive come è un capolavoro, è un dono, l'ho regalato a mia sorella perché stavo passando un momento così difficile, quella per me è la più grande soddisfazione. Ecco, questo è importante perché, come abbiamo detto, c'è un lavoro dietro, ci sono delle ricerche e quello che ho scritto è per trasmettere al lettore delle risposte e delle emozioni. C'è sempre speranza, ecco, diciamo. Poi Namowala ha scelto il viaggio. Non tutta farina nel suo sacco, c'era appunto, ha trovato una figura di riferimento che le ha detto vai, lei ha seguito quella sua strada, il suo istinto femminile e al termine di questo viaggio avventuroso dove ha anche rischiato la vita insieme al giovane mercante, arriverà a trovare le sue risposte. Ecco, questo dopo se vuoi leggiamo magari due Ora, righe per eh curiosità. sì, leggiamo adesso. Vuoi leggere subito un pezzetto? Poi dopo le leggiamo ancora verso la Guarda, fine. io mi ero preso questo pezzetto che, se vogliamo, è un po' attuale, con la realtà attuale, insomma, cioè, ne avevo pensati anche un altro paio, ma visto la situazione che stiamo vivendo, è questo qua. Cioè, all'interno del viaggio, Nawal, a un certo punto, insieme al giovane mercante, arriveranno in un posto in mezzo a terre lontane, in Oriente, in Cina, e a incontrare questa figura da oracolo, una fanciulla sotto l'albero, che comincerà a parlare loro dopo tanto silenzio e all'interno di questo dialogo c'è questo passaggio. La fanciulla sotto l'albero la teneva per mano e disse: Namowal, verrà un regno migliore, edificato, sviluppato e protetto da tua figlia e da tuo figlio. Ecco la verità, il segreto, la futura palingenesi. I bambini sono il catecon che frena l'iniquo e la poleia eterna. Saranno loro a salvare, illuminare, rivoluzionare e guidare un mondo nuovo, dividendo i pii dagli empi. L'avvenire sarà migliore nelle loro mani premurose, colme di amore, equanimità e purezza. Namuwal, un nuovo regno verrà e sarà governato dai vostri figli, supportati dal discernimento di voi donne. E gli adulti? Che ne sarà di questa maggioranza che popola il mondo? Domandò Namuwal. La fanciulla rispose:
Nulla. Continueranno a fare quello che fanno come una massa di automi da troppo tempo. Riprodursi, lavorare, consumare, guerreggiare. Ma guerre, tribolazioni, pandemie li decimeranno. I bambini dovranno prendersi cura anche di loro, i superstiti dell'Hecaton, rieducandoli. Infine la fanciulla le accarezzò il capo e, stringendole amorevolmente la mano, disse: Ora vai, riprendi il tuo viaggio e raggiungerai il tuo destino. Queste, appunto, parole che ho scritto, diciamo, qualche anno fa, che però appunto nella realtà attuale ci fanno riflettere, insomma, no? Perché Certo. poi nella realtà attuale, se vediamo i volti dei bambini, anche nelle immagini che vediamo in televisione recentemente, sono quegli occhi quasi a dire: Ma cosa state facendo? Cosa sta succedendo? No? Ok? E questo è una riflessione da fare. Ecco, passaggi di questo tipo trasmetteranno a Namuwa risposte che cercherà e troverà al termine del suo viaggio. Certo, è attuale sia per la situazione terribile che stiamo vivendo, ma anche perché martedì ricorre la festività della donna e ho letto che tu hai deciso anche di scrivere questo libro perché nei tuoi viaggi hai visto la condizione femminile, no? Nei versi. Quindi come riusciamo a trovare anche questo, il riscatto di una donna attraverso questa storia? Eh sì, esattamente, insomma, chiaramente ambientandola in Oriente capiamo bene che la realtà femminile non è come quella che può esserci in California, diciamo, no? Specialmente poi anche una realtà del passato, cioè il femminismo nato sviluppandosi in California, diciamo, oggi ne stiamo usufruendo anche come la parità di genere anche da noi, però chiaramente è sempre una conquista quotidiana, specialmente poi se pensiamo in Oriente, in quella realtà era ancora più difficile, quindi la scelta di Namuwal di intraprendere questo viaggio è ancora un'espressione di coraggio, e in questo senso nel libro, nel racconto, nel romanzo e nella storia di Namuwal c'è una rivalsa femminile. Ma chiaramente poi il titolo del romanzo, la protagonista è femminile, il viaggio è lei, quindi chiaramente è assolutamente, come dici tu, attinente a si avvicina l'8 marzo, perché è un romanzo che io poi chiaramente ho scritto in primo luogo per le donne. Ecco, quindi vedo assolutamente la lettrice, lettore tipico, prima di tutto, a mio parere, è una donna. Poi vedo che tanti lettori uomini scrivono, come ti ho detto, perché poi magari hanno profondità che noi normalmente vediamo più in una donna, però ci sono tanti uomini, tra cui anch'io, che hanno magari una sensibilità che ti porta a percepire, ad aver fame di emozioni e di empatia verso il prossimo, ecco. Sì, non dipende poi dal sesso, ma appunto dalla persona. Però ho notato, soprattutto da quando c'è stata la pandemia, i lettori in Italia sono aumentati e sono diventati anche più attenti a capire quando un libro merita o no. Quindi sicuramente ci sarà ancora un lungo futuro per questo libro. È arrivata un'altra domanda di Lorenzo Grazzi, c'è molta attualità. Secondo te, per l'uomo moderno è possibile davvero intraprendere una ricerca interiore profonda che ci porti a vivere in maniera più serena con noi e con l'ambiente? Ma assolutamente dico di sì, ne abbiamo anche un dovere, no? Adesso, a parte tutto, dobbiamo sempre guardare dentro noi stessi, perché poi chiaramente altrimenti il mondo esterno ci può spaventare, no? Poi c'è chi nasce fortunato come Miri, anche se apre la finestra e vede il mare di Ischia, e chi non ha di queste fortune, no? Perché chiaramente, come dico anche nel romanzo, un Namuwal è quello che vede, quindi se uno vede intorno a sé guerre, oppure povertà, oppure difficoltà quotidiane, è molto più difficile chiaramente avere la positività e l'energia per andare avanti. Ma di fronte alle difficoltà che poi tutti passiamo, io le ho attraversate, tutti passiamo delle difficoltà, dei momenti che dobbiamo andare avanti, vediamo, poi ci rendiamo conto che se le guardiamo a posteriori, quando, dopo un anno, dopo 2 anni, e vediamo cosa abbiamo fatto nel frattempo, se non ci siamo appunto fermati, se non ci siamo pianti addosso, vediamo che i risultati vengono, e in più questi risultati possiamo trasmetterli anche col prossimo e condividerli col prossimo. Questo è il messaggio
per me importante, cioè non mollare mai, non abbandonarsi mai. I momenti difficili ci sono e fanno parte della persona umana, poi anche la cultura orientale che richiamo nel romanzo e di testi che ho scritto, che ho letto, e da cui mi sono anche ispirato per dare delle risposte, e ci dicono questo. Poi alla fine siamo noi con noi a dover uscire da determinate situazioni. Avere persone di riferimento aiuta, fare delle scelte di cambiamento aiuta, chi può essere un viaggio, chi può essere un cambio di un certo tipo, però poi alla fine siamo sempre noi stessi quando andiamo a letto la sera e noi stessi dobbiamo trovare le risposte per alzarci positivi la mattina. Che bel messaggio che ci hai dato, che bella risposta. Infatti anche Mirko Giacchetti dice un bellissimo messaggio. No, è un libro veramente sorprendente. Poi è molto misterioso perché dalla copertina, anche dalla trama si percepisce poco. Cioè, insomma, bisogna leggerlo. Non è come quei libri che hanno una quarta di Sì, è vero. copertina lunghissima. È vero. Quindi molto, È vero. È vero, quando molto vai in bella libreria che questa. apri le due pagine già c'è un'ora, devi Sì. leggere di qua e un'ora di là. Quindi no, sì, è vero. Come scelta ho voluto stare un pochino, poi nella trama su Amazon c'è qualche descrizione in più, però proprio nel libro stare un po' enigmatico perché non volevo dargli già io una mia definizione, no? Cioè, perché poi alla fine vedo che i lettori danno poi le definizioni che arricchiscono anche quella che potevi avere tu prima, quindi non volevo dare già per me così e per me questo il messaggio, eccetera. Cioè, il romanzo cammina, miete amici, lettori che ti tornano indietro una risposta che spesso è in linea con quello che volevi inviare, con quello che volevi poi ricevere, ma poi a volte è anche diverso, ecco, perché poi alla fine ogni lettura è una scelta, prima in fase di acquisto, ma poi è una scelta anche personale, è un percorso personale, mentre la legge. C'è chi, ad esempio, mi dice l'ho letto in 2 giorni, e chi magari mi scrive dopo 3 mesi, ah, l'ho finito, bello. Cioè, quindi anche lì, poi, la modalità di lettura, la fame di lettura, come uno legge, è proprio personale, ecco. Sì, perché ci sono magari quelli che lo leggono piano, poi lo vogliono assimilare, lo sottolineano. Ma tu appunto, che lettore sei? Tu quando leggi un libro che ti piace, sei un libro, cioè un lettore avido o magari sottolinei, Sì, ma scrivi passaggi? sì, diciamo, quando appunto trovo un testo che insomma vale, lo leggo con continuità. Cioè, questo assolutamente. Chiaramente deve essere un testo che mi deve dare qualcosa, che non è soltanto è scritto bene, ecco, diciamo, devo percepire. Infatti mi soffermo molto vado subito a vedere la biografia dell'autore, cioè, perché per me è importante, come ti dicevo prima, chi era Hemingway, chi era Kundera e tanti altri, no? Anche il primo Andrea De Carlo, nei primi libri che ha scritto, Due di Due, Tre ogni panna, che secondo me sono tra i suoi migliori, Sapevo che sei appassionato di Andrea De Carlo, Sì, guarda, io lo guarda, adoro. no, cioè, esatto, quindi se tu vedi i suoi primi testi, poi dopo l'ho seguito di meno nel suo prosieguo, appunto da autore di successo, eccetera, ma nei suoi primi testi vedi che appunto c'è questo ragazzo, figlio di buona famiglia, il padre Giancarlo De Carlo ha fatto tantissimi lavori a Urbino, quindi diciamo, ha poi Treno di Panna, descrive la California dove lui ci andava, Due di Due, Milano dove ha vissuto, quindi è chiaro che per me è fondamentale vedere l'autore, la sua biografia, perché da lì in poi già ti fa un'idea, quando leggi lo trovi, ecco, se quando leggi non trovi l'autore, allora già mi distacco un po', ecco, perché magari non trovo quella passionalità, quella voglia di trasmettere vite vissute che poi in altri autori trovo, perché, come hai detto tu, non scrivono dei saggi, non scrivono delle biografie, scrivono dei romanzi, ma romanzi che non te lo devono dire, cioè lo percepisci che Kundera, nel suo studio di leggerezza dell'essere, quelle cose che descrive le ha vissute sotto il regime sovietico, con gli amori, perché poi non è che sia un regime chiuso in casa, c'è cioè una forma di regime, c'è cioè anche sotto i regimi, sono gli amori, sono i lavori, c'è cioè la vita umana, però chiaramente percepisci che lui sta scrivendo un romanzo, una storia, tra virgolette, inventata, ma traendo probabilmente tanto da quello che ha visto e conosciuto.
Sì, quindi quelli che hanno un nome, uno pseudonimo, cosa ne pensi degli scrittori che scrivono con pseudonimo? Ma probabilmente sono, cioè, non, sono scelte Sono così, scelte personali. francamente non le saprei ancora, cioè non le giudico né negativamente, non le giudico negativamente, probabilmente sono scelte di volersi esporre con un viso, personalmente, a voglia prima di esprimersi scrivendo e poi magari creare quell'effetto, diciamo così, di curiosità, diciamo, c'è anche un sottinteso magari marketing nel dire chi ci sarà dietro, quanti anni ha, che vita fa, eccetera, eccetera. Dopodiché, però, quando mi rimane troppo enigmatico, magari ti può aprire anche il dubbio, ma è un editor o è una persona in carne e ossa? Perché se ti ci pensi anche in questo qua, no? Se tu vedevi, visto il film bello Genius, che racconta la storia di Thomas Wolfe con Perkins, l'editore, e fa vedere che Thomas Wolfe porta questo romanzo, ma poi Perkins praticamente lavora con lui 2 anni e passa per stravolgerglielo sostanzialmente e far uscire un romanzo, no? Che a fine del film ti chiedi quasi, ma allora, come fa a vedere il film, quanto di quel libro là poi uscito, che è stato un libro di successo, era di farina del sacco di Thomas Wolfe e quanto di Perkins? Perché poi lì, se guardi il film, la domanda te la Te poni, no? la fai, te la poni. Sì, è interessante anche questo discorso, però ci sono degli scrittori che hanno delle vocazioni talmente forti che a volte ascoltano storie vissute da altri, che sono storie che magari li colpiscono, che non hanno niente a che vedere con la propria vita e la raccontano. Perché come se a volte gli scrittori sono anche come i poeti, no? Sono un filtro delle emozioni. Quindi alcuni percepiscono talmente forte un'emozione, magari sono in treno, sentono una storia forte e raccontano la storia come magari chi l'ha vissuta non è capace. Infatti penso uno dei più grandi complimenti che possono fare a uno scrittore è quello: ho letto questo passaggio e l'hai descritto con le stesse parole che avrei voluto usare io, ma che non sono mai riuscito a trovare. Questa è la bravura dello scrittore, del poeta. Perché riesce a tramutare le emozioni in parole. Però aspetta, prima di dirti ancora, voglio vedere cosa hanno scritto. Qua vedo tante cose, stai ottenendo grande curiosità. Allora, ti chiedono, nei tuoi viaggi hai mai conosciuto una Namawal? Non solo fisicamente, una che ti potesse Ma sicuramente ricordare a lui. in Namwal ci sono tratti di persone che anche ho conosciuto personalmente, questo senz'altro, perché altrimenti è difficile riuscire ad entrare nel personaggio. Come è vero che poi ci sono autori che sono in grado di, magari ascoltano qualcosa o leggono un articolo di giornale e da lì ci costruiscono una storia. Pensiamo, non so, anche a con un autore molto prolifico, nonché bravo come Simenon, che ha scritto tantissimi, lasciamo stare, diciamo, tutta la saga del commissario Magrè, ma fuori da quella saga lì era molto prolifico, però poi se anche lì se si va a vedere la biografia ha viaggiato tantissimo, no? Prima anche in Oriente, negli Stati Uniti, in Europa, poi dopo lui aveva la dote che scriveva libri, più libri all'anno, poi dopo invece ci sono autori come, non so, Salinger del giovane Holden, o anche Harper Lee, che ha scritto un libro e poi basta. Quindi, in effetti, magari adesso poi nessuno ha avuto forse una risposta chiara perché dopo il giovane Holden non ha scritto più Salinger, se si è chiuso nella sua periferia, nella sua campagna statunitense. Magari non aveva più nulla da dire o da condividere con il pubblico. Altri invece sono proprio prolifici e magari non hanno bisogno di immedesimarsi così tanto, di emozionarsi, di entrare dentro così in quello che scrivono, e quindi riescono anche a essere più metodici, più strutturati, più veloci anche, no? Ci sono invece altri autori che impiegano anni, anche Harper Lee racconta poi tra il lavoro del suo, quello dell'editor, eccetera, anche lì ci ha messo anni poi per pubblicare il suo libro, no? La sua opera. In effetti sono sempre realtà personali e in più anche le persone che incontrano, perché poi appunto abbiamo detto Thomas Wolfe ha incontrato Perkins,
se forse non l'avessi incontrato, magari avrei preso un'altra strada. Ecco. Quindi dipende anche in effetti le occasioni, come si creano, le persone che incontriamo, che stimoli ci danno e che aiuto anche ci danno a volte. No, infatti, bellissima questa cosa. Infatti si vede che sei proprio appassionato degli scrittori, del mondo della scrittura. E a proposito, adesso, come anche ti chiede Alex, nello stesso momento in cui ti facevo io, volevo farti la domanda. Tu sei in promozione, però non ti manca lo scrivere, ora che, diciamo, hai partorito questo Namoval, ti manca la scrittura? Stai scrivendo qualcosa o ti sei fermato adesso? No, in realtà posso, diciamo, anche annunciare che questione non di mesi ma di settimane che uscirò con una nuova opera. Posso solo dire che non è il seguito di Namuwal, diciamo, è un'altra opera a cui sto lavorando sui dettagli, quindi sì, diciamo, non mi sono fermato dallo scrivere, anche se come hai detto tu, comunque la promozione di Namuwal mi ha preso, mi ha appassionato e comunque poi vedendo anche i ritorni. Una cosa a cui tengo, perché come hai detto tu, poi un libro in qualche modo è per sempre, cioè, a volte uno dice il diamante è per sempre, il problema è anche il libro, perché vedevo, ero stato alla Fiera del Libro di Milano, non quella di, sono stato anche quella di Torino, ma a Milano c'è proprio una zona di antiquariato, no? Ed era fantastico vedere in queste bancarelle all'interno della Fiera del Libro di Milano, vedere libri di 50 anni fa, 60 anni fa, che ancora giravano di mano, c'era persone che acquistavano questi libri e quindi gli facevo proprio la riflessione che un libro è per sempre, chiaramente un libro che valga la pena di essere pubblicato e letto, no? Chiaramente. Però se hai lavorato bene, penso che un libro poi ti dà soddisfazioni anche nel tempo. Adesso Namuwal è fuori da 8-9 mesi e come hai detto tu, sta avendo il suo successo, però è un'idea a lungo termine. Perché non ho cioè, l'ambizione di dover pubblicare due o tre libri all'anno, come magari vedo che alcuni autori, magari anche bravi, riescono o si impongono magari anche di fare, cioè metodicamente si mettono, conosco ad esempio un autore non più giovanissimo che lui dice per me è come un lavoro, io la mattina mentre tu vai a lavorare, beh, appunto lui adesso è anche in pensione, ma già scriveva prima, mentre tu vai a lavorare, io per me è un lavoro, mi metto lì, scrivo le mie ore che scrivo, poi mangio, poi scrivo ancora, e quindi, ma perché hai in mente che lui comunque un paio di libri all'anno li vuole pubblicare, no? Ecco, ognuno ha la sua ambizione, e le sue talenti, diciamo, come ti ho detto prima, per me un libro deve nascere da dentro e poi dopo ci devi mettere impegno, studio, ricerca. E attenzione, quindi dal mio punto di vista, ma per come la vedo io, è difficile poter scrivere e pubblicare un libro in termini di mesi, ma più secondo me di anni. Certo, sì. Poi vengono comunque male se uno li fa tipo una catena di montaggio. Angelo Vaccaro dice: conta la qualità, non la quantità. Però prima avevo letto un commento di Diego che diceva: ma ricorda il tuo libro un po' L'alchimista di Coelho? Te l'hanno già detto? Che potrebbe ricordare l'alchimista. Diciamo, l'ho letto, Coelho anche un autore che per me, appunto, l'alchimista l'ho letto e lo ritengo assolutamente un complimento. Comunque, diciamo, sì, come concetto di romanzo di formazione, anche l'alchimista, quando è finito di leggerlo, come anche se vogliamo, Siddhartha, Data, ecco, infatti a me ricordate si data. Cioè, sono libri che comunque, se Hermann Hesse, quando ti ha scritto Siddhartha, voleva anche lui, evidentemente, metterti insieme la sua cultura con anche all'interno un messaggio per l'essere umano, no? Per le persone. Quindi l'alchimista uguale. Ecco. Quindi sì, Namuwal sta su quel filone, ci sta aggiungendo l'avventura, ecco, perché il viaggio, chiaramente, che poi ci metto quindi in questo senso. L'esperienza personale, la passione anche per il viaggio, perché nel filone che abbiamo detto, appunto, se vogliamo, di questi autori, poi qui si aggiunge il viaggio, quindi l'avventura, l'azione, il pericolo, oltre Perciò appunto l'emozione. è un libro che può piacere alle donne, ma anche agli uomini che amano i romanzi avventurosi. Diciamo, è un pubblico proprio molto vasto Sì, quello a diciamo cui è che rivolto. sì, ecco, quindi.
magari le persone che stanno cercando delle risposte. Ecco, quindi Nawal, lei cerca le risposte, quindi seguendo il suo viaggio, perché ne troverà nel mentre, alcune anche all'interno di fasi crudeli, no? Di pericolose, ma poi troverà delle risposte. Quindi lettore, a mio parere, siamo poi la maggioranza, mettiamola così, colui che non si sente felicissimo, appagato di quello che ha, ma che c'è qualcosa che gli stride dentro, mettiamola così, no? Qualche risposta che sta ancora cercando, un senso alla vita, un senso alle difficoltà, anche un'emozione che sta vivendo, e si potrà così mettere insieme a Namuwal in questo viaggio, e troverà, come spero, come me hanno scritto, diverse risposte a domande che uno può porsi. Che bello, guarda, ho i brividi ad ascoltarti, sei molto bravo pure con le parole, oltre che con la scrittura. Lorenzo ti Grazie dice, scrivere questo libro, dice, ha fatto crescere anche te o lo consideri una pietra miliare e non la conclusione di una storia? Ma che domande difficili che fa mille. Lorenzo. No, diciamo, è una conclusione di un percorso, quindi anche personale, e quindi, come dicevamo in premessa, sono andato a un punto nel mio percorso di obiettivi personali, di conoscenze fatte, di viaggi fatti e anche di difficoltà vissute, perché chiaramente è difficile che se non hai vissuto difficoltà puoi descrivere anche magari o capire chi ne ha vissuto, penso. Però così è giunto al termine di una fase, no? E anche per questo poi ho deciso di pubblicarlo. Avevo anche ricevuto una proposta di una casa editrice, ma i tempi erano troppo lunghi. Io a un certo punto ho detto, per me il momento di pubblicare era primavera 2021 e io volevo pubblicare. Quindi alla proposta ho incontrato due case editrici, ma io avevo tempi brevi perché volevo uscire e loro i tempi erano più lunghi. Quindi ho detto, io intanto allora esco, perché Namuwal adesso è pronto per essere letto. E quindi, come ti ho detto, mi hanno detto prima, ho scelto una politica di prezzo del libro che fosse non troppo alta, ma neanche bassa, abbiamo detto, perché volevo dare valore al libro e valore alla lettura. C'è cioè una scelta che se uno vuole comprare la Mual, sceglie di comprarlo. Cioè non è una scelta di impulso, lo vedo a 9,99 lo compro, ma scelgo di spendere 20 euro perché sono interessato a leggerlo, perché penso che possa darmi qualcosa. È la scelta che ho fatto, ecco, quindi sì, arrivava alla fine di un percorso e quindi quello era il momento di pubblicarlo e adesso si sta facendo conoscere. Guarda, interessante questa cosa che hai raggiunto il momento e nonostante avessi avuto le proposte delle case editrici, tu hai detto vado adesso. È bellissimo questo equilibrio che tu hai, percepisci di stare in connessione con l'universo e con quello che tu percepisci che sia giusto o no. Allora, ecco, la domanda è ecco, Alex Kuremile, lui è un pittore, evidentemente anche lui ha dei poteri un po', mi legge sempre nel pensiero, che ti volevo fare, noi abbiamo già superato il tempo, però due domande proprio al volo. Voglio chiederti della copertina, come dice Alex, e poi anche perché hai scelto che il viaggio dovesse durare 28 mesi e 8 giorni. Allora, c'è cioè la copertina. Ero andato, mi ricordo, a un'asta a Milano e ero stato attratto da questo quadro che alla fine e quindi l'ho acquistato. Quindi questo è un quadro che è a casa mia. E appunto, se esatto, nella seconda pagina vedete che in copertina è La primavera di Andrea Fossombrone 1956. Quindi cosa rappresenta la primavera? Perché poi chiaramente, esatto, poi chiaramente cosa si rappresenta qua? È vero che è una donna, ma non è cinese, però non è che, però sostanzialmente qua si vede una donna che a un certo punto in primavera c'è il suo risveglio. E un po' la parabola di Namuwal, no? Cioè, quindi al termine di questo suo viaggio, lei troverà le sue risposte e avrà quindi il suo risveglio, che è la forma della primavera. La primavera c'è cioè il risveglio dall'inverno. Quindi Namuwal, al termine del suo autunno, del suo inverno, troverà
una risposta alle domande che si poneva e quindi si svelerà anche il motivo del nome Namowal e quindi questo risveglio è come una primavera. Wow, e quindi perché 28 giorni? Ecco, lì appunto, come trovate poi nel libro, c'è anche un riferimento ai cabalisti, no? Cioè alle figure che credono nei numeri. E quindi quel numero anche nel libro, poi chi lo leggerà troverà anche un significato. Anche il numero non è un caso. Su questo ti voglio anche aggiungere un altro dettaglio, visto che lo condivido con il pubblico, con te, con il pubblico, che se vedete anche nel patch c'è il 2 e l'8, non è un caso, il prezzo del libro costa 20,08, non è 20,00. 20,08, vedi? E questa è anche una cosa importante, anche nel libro poi viene anche un po', vedi, magia della numerologia. Guarda caso è entrata adesso Rosa Parrella, che ha scritto un libro in cui c'è, ah, perché ecco, nel libro c'è molto il simbolismo, questa parola non l'abbiamo utilizzata, però io l'ho letta un po' dappertutto, e il simbolismo è uno dei tratti caratteristici del tuo romanzo, cioè molte cose vanno interpretate. C'è anche la musica che è un elemento importante. Tu scrivi qui che la canzone di Greg Alexander, The New Radicals, Hope I Didn't Just Give Away the Ending, può forse descrivere il flusso di Namual. Sì. Quindi tu consigli questo pezzo, lo scrivi proprio dietro addirittura, e quando tu scrivevi, ascoltavi la musica? Sì, la musica mi fa compagnia appunto nella scrittura e poi alla fine se ci pensiamo appunto adesso ho citato gli Greg Alexander del gruppo dei New Radicals, che adesso poi si è anche sciolto, ma quando c'è anche lì un autore che scrive i testi, ne scrive le parole e poi dopo le canta, se ci pensiamo è come uno scrittore di un libro, no? Perché poi alla fine gli sta mettendo le sue emozioni e poi anche il flusso. Se ad esempio la canzone che cito è parte, è una situazione costretta, come se veniamo una uguale. Quindi, se vedete, ascoltate la canzone all'inizio, è chiusa, è stretta, non ti dà sfogo, e poi a un certo punto dice shut up, cioè silenzio, e cambia passo, cambia musicalità. È un po' come il viaggio in Amoval, che poi comincia a trovare risposte e quindi si scioglie tutta la situazione in meglio. Bellissimo. Guarda, io chiuderei proprio così e niente. Namowal, ti ringrazio. Adesso lanciamo il video, speriamo che anche perché molti lo vedono di notte o il giorno dopo la diretta perché magari stanno lavorando. E niente, quindi grazie. Allora ci vediamo al Grazie a voi. prossimo libro. Namowal, Leonardo Alessandro Tridico. Grazie Miriam, grazie a tutti gli ascoltatori, tutti gli appassionati di libri, di lettura, e complimenti per la rubrica che fai, le interviste che fai, che sei appassionata, si vede, lo fai molto bene. Grazie, grazie a tutti. Grazie. Arrivederci, buona serata. Grazie Leonardo. Grazie Ciao. a tutti, ciao. Buona serata.